Salve care amiche, cari amici, buona Befana a tutte e tutti voi e finalmente dopo 4-5 giorni faccio un altro video. Naturalmente potrei parlarvi del tragico incendio in Australia che sta ammazzando più di mezzo milione di animali. Molte specie si stanno estinguendo. Come voi ben sapete, l'Australia è tutta desertica e allora dove stanno sti boschi, ste foreste? Lungo le coste. Quindi gli animali non sanno dove scappare. I panda si rifugiano nelle case delle persone. Potrei parlarvi che ieri o l'altro ieri hanno ucciso ieri un generale iraniano, un'operazione che aveva voluto evitare persino lo Stato israeliano. Trump è andato a uccidere un generale israeliano, no, un generale iraniano, non correggo l'errore, io non correggo mai, non edito mai i miei video. Trump è andato a uccidere un generale iraniano quando l'esercito israeliano, l'aviazione, pur di non ucciderlo, aveva aspettato dei giorni ad uccidere il generale di Hezbollah, perché i due stavano insieme. Invece Trump lo è andato proprio a uccidere direttamente. Era un personaggio così importante che addirittura gli israeliani non volevano toccarlo per evitare dei problemi nella regione. Quindi non si sa quale sarà il futuro nella regione e il futuro mondiale. Ma l'argomento di cui più mi preme parlarvi non è tanto della morte, dell'uccisione del generale iraniano voluta da Trump e che non l'ha discussa nel congresso, e neanche degli incendi in Australia, neanche delle rivolte in tutto il mondo. Sono ritornati i gilet gialli, sono ritornati gli scontri in Bolivia, in Cile, in Ecuador. Chi più ne ha più ne metta. Ma vi vorrei parlare di un qualche cosa che già sentivo da tempo e che ho potuto confermare cercandolo in internet. Quindi a continuazione vi dirò di cosa voglio parlarvi. Già da tempo non mi arrivavano le notificazioni di un canale che seguivo con entusiasmo, perché anch'io ho fatto dei video mangiando, ma dal 2013. Lui mi sembra che ha cominciato nel 2017. Si tratta niente di meno che di YouTube anch'io. L'unica differenza fra me e lui è che io mangio molto di meno e, come potrete vedere, purtroppo sono secco secco. Lui invece è prestante per fare degli ASRM oppure per fare dei come si chiamano, mukbang, quei video coreani dove si mangia molto. E infatti sono leggendari i suoi pranzi, le sue cene, le sue colazioni. Si riempiva un tazzone enorme, anzi un piatto da portata, una fonte di minestra con tè e biscotti. Prima riempiva la fonte della minestra con un chilo di biscotti, poi ci versava del tè, che si preparava 2, 3 o 5 litri di tè, e prendeva il tè col cucchiaio. Io mi divertivo a guardare quei video. Poi a un certo punto non ne ricevetti più le notificazioni. Siccome so come è fatto YouTube, e dico vabbè, molte volte le notificazioni dei miei video non arrivano ai miei iscritti. Eppure c'ero rimasto male. E ieri ho cercato sul web e ho cercato in YouTube e ho trovato che anche YouTube, anche io, è rimasto vittima di qualche stalker e di qualche hater, che poi si sono scusati con lui e gli hanno regalato del cibo. E io ho parlato nei miei video, che ho sofferto l'attacco di persone in Instagram, in Facebook, che mi hanno anche fatto chiudere momentaneamente l'account di Facebook. Adesso l'ho potuto recuperare, non so come, perché mi chiedevano la mia identità in Facebook. Poi un giorno metto
il nome utente e la password è dentro. Si è sbloccato solo. Si vede che quelli di Facebook hanno visto che sono io, oppure perché hanno visto che io ho fatto un video protestando in YouTube. Comunque, caro YouTube, anch'io non ti devi far vincere dalla gente molestatrice. A me mi ha perseguito una vaiana che io ho sempre chiamato la mangiatrice della pizza all'ananas, e poi una certa Maria che non acquistava pace, per non dire il nome. Allora, queste due persone in modo particolare, ma poi ho conosciuto molti profili che erano tutti fake, che mi chiedevano cose strane, ne ho parlato in qualche ultimo video. Ho ricevuto delle richieste strane in Instagram. Andate a vedere quel video. Quindi non bisogna farci vincere dai molestatori. E mi piacerebbe molto che YouTube anch'io ritornasse, magari con un altro formato di video, con un altro contenuto, con altre cose, oltre mangiare, magari che insegnasse a cucinare, ma che ritornasse, che non si facesse vincere da questi personaggi, da questi leoni da tastiera. E mi raccomando, forza e coraggio, YouTube anch'io, che io ti voglio continuare a seguire. Sto riguardando i tuoi vecchi video, l'ultimo ci avrà 6-7 mesi, ma 7 mesi sono tanti, mannaggia. Forse tu ci avrai di meglio da fare che non fare dei video per YouTube. Però ci manchi a tutti quanti ti seguivamo. E mi raccomando, non demordere e non la dare vinta a quelli che ti vorrebbero affossare. Magari senza cattiveria ti vogliono affossare, perché è così la gente. Allora un ciao a tutte e tutti voi, un ciao a te, carissimo YouTube, anche io, dal vostro Capitan Saint-Enchan. Mi raccomando, buona Befana. Stiamo di mattina, sono uscito a fare una passeggiata e questo video forse lo caricherò di notte in Premiere. Allora mi raccomando a tutte e tutti voi, poi se volete aiutarmi, io sotto dei miei video, non sotto tutti, ma sotto quelli che posso, metto dei link di Amazon. Se voi volete comprare qualcosa in Amazon, accedetevi attraverso il mio link. Se la cosa non vi interessa che è proposta lì, comprate qualsiasi altra cosa e loro danno il 10% a me. Il 10% su quello che voi comprerete in Amazon andrà a me se accederete ad Amazon con il mio link. Vi ringrazio di tutto ed arrivederci. Ciao. Buona Befana, anche se tardi. E buon anno nuovo 2020 soprattutto. Buon anno nuovo, felice e prospero 2020.